Ma cari ragazzi, buongiorno e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Buon inizio di settimana e buon rientro a tutti coloro, e sono parecchi, che ieri sono rientrati dalle ferie estive e oggi devono riprendere. Forza, forza ragazzi, ma contemporaneamente buone vacanze a coloro che incominciano le ferie, tra cui io che da oggi sono in ferie, e naturalmente buon lavoro a coloro che non si sono fermati perché magari hanno già dato a luglio, hanno già usufruito di altri periodi di ferie. Buon lavoro, buone ferie, buona giornata, buon inizio di settimana. Questa mattina, ragazzi, vado a provare un altro sapone che ho acquistato un paio di settimane fa, direttamente in America, e che poi mi è arrivato con una recente spedizione di cui vi ho reso partecipi con un unboxing. Sto parlando di Shannon Soap, e nello specifico di questa nuova profumazione che è Leo. Come potete intuire, come potete vedere dall'illustrazione, è dedicata al leone, ai leoni che sono in tutti noi, me compreso. È da sempre il leone è simbolo di potenza, di forza, è il re della foresta, e quindi questo sapone non fa eccezione. Intanto è un tallowato, è americano, contiene anche burro di karité, olio di avocado, lanolina, glicerina, quindi un sapone ricco, scorrevole, che offre attraverso lo strato che va a sviluppare, lo spesso strato che va a sviluppare tra pelle e rasoio, una bella protezione. Come il leone ha una profumazione vigorosa a metà tra il marino e il legnoso, perché è come una giornata tempestosa sulla riva dell'oceano, quindi c'è questo odore degli spruzzi di acqua marini, l'odore del legno bagnato alla deriva, ma anche il profumo del cipresso oscuro. Una bella profumazione, ragazzi, molto interessante, che sinceramente non vedo l'ora di provare, e quindi l'andiamo a provare assieme. Bella anche la confezione e l'illustrazione. Naturalmente non potevo non prendere anche il relativo aftershave, perché sarebbe stato godere solo a metà, come si suol dire. Una pubblicità diceva: se non ti lecchi le dita, godi solo a metà, parlando dei Fonsis, e quindi anche qui prendere un sapone senza l'aftershave e godere a metà. Come rasoio, ragazzi, vado ad utilizzare l'italico by The Goodfellas Smile, perché ieri ho utilizzato ovviamente il Tyrka-Benz durante il gemellaggio con gli amici di Rasatura. Oggi cerco un rasoio più tranquillo, quindi va bene l'italico. Procedo quindi ad armarlo con una bella lavetta. Ovviamente utilizzerò anche questa mattina la lametta Tatara, eccola qua, la katana giapponese, che performa molto bene in questo rasoio. Quindi cap, copricap, andiamo a serrare il manico, e direi che il gioco è fatto. Eccoci qua, ragazzi, infatti rasoio armato, lametta allineata, italico by The Goodfellas Smile, eccolo qua. Come pennello utilizzo un bel tasso alta densità con questo bellissimo manico blu oceano come il sapone, e queste due barre laterali di colore bianco. Monetina Boti, perché questo è un pennello Boti. Naturalmente, ragazzi, se desiderate la monetina in fase di ordine, ricordate di inserirla nel carrello, altrimenti non vi viene inserita, non vi viene assemblata, tantomeno vi viene fornita qualora decidiate di assemblare il pennello in autonomia. Quindi costa un dollaro, ricordate di metterla nel carrello.
Quindi questo è il pennellazzo, lo mettiamo qua. A questo punto, ragazzi, posso procedere con il rituale. Andiamo a detergere il viso con il sapone liquido detergente viso, mani e corpo di Messner e Zemonia Stone Pine Citrus. Cominciamo pure, ragazzi. Tolgo gli occhiali, ovviamente, e cominciamo a detergere il viso. Molto bene, ragazzi, a questo punto vado a sciacquare il viso. E da questo punto, ragazzi, sono pronto per l'applicazione del panno caldo. Molto bene, ragazzi, a questo punto possiamo quindi procedere con l'applicazione dell'olio per barba, le mandorle dolci con spremitura a freddo di Estro Cosmesi. Bene, ragazzi, e dopo l'applicazione dell'olio per barba alle mandorle dolci, direi che possiamo procedere a montare insieme il sapone. Vado quindi a posizionare il cellulare a favore di inquadratura della scatto, così procediamo assieme. A tra poco, ragazzi. Molto bene, ragazzi, quindi come potete vedere il sapone è già nella scatto, il pennello l'ho tenuto in ammollo durante i preliminari della rasatura ed adesso ne ho stizzato il ciuffo, quindi è umido, possiamo quindi procedere insieme al montaggio. E ragazzi, io direi che ci siamo perché il pastone si è ben amalgamato, è lucido, compatto, privo di bollicine di aria. Possiamo quindi procedere sicuramente con la prima insaponata. Vado quindi a posizionare nuovamente il cellulare a favore di inquadratura frontale, così procediamo assieme. A tra poco. Molto bene, ragazzi, procediamo allora ad insaponare il viso con questa splendida crema di sapone Leo by Shannon Soap, profumata all'oceano durante una tempesta con sentori di cipresso e di sale marino. Andiamo.
Molto bene, ragazzi, quindi a questo punto, venuto fuori un bel montaggio, possiamo procedere ad insaponare il viso. Forse una goccina d'acqua in più non avrebbe fatto male. È un sapone che beve abbastanza acqua. Allora, ragazzi, quindi rasoio italico armato con la metta tatara, procediamo con il passaggio in pelo. E a questo punto, ragazzi, dopo il passaggio in pelo possiamo passare a sciacquare il viso. E quindi a questo punto andiamo con l'applicazione di un altro panno caldo. Molto bene, ragazzi, quindi dopo la coccola del panno caldo procediamo nuovamente ad insaponare il viso. Molto bene, ragazzi, a questo punto dicevo, a questo punto possiamo procedere con il passaggio traverso o passaggio obliquo che dir si voglia, non prima ovviamente di aver indossato gli occhiali, altrimenti non vedo nulla. Molto bene, ragazzi, a questo punto possiamo nuovamente sciacquare il viso. Ed andiamo con l'applicazione dell'ultimo panno caldo. Molto bene, quindi andiamo nuovamente ad insaponare il viso.
Molto bene ragazzi, ed a questo punto, prima ancora di procedere con il passaggio con tuo pelo, è venuto il momento di andare a recuperare la tavoletta Freezer. Che cos'è la tavoletta Freezer, ragazzi? È una salvietta di colore bianco che io ad inizio lasatura bagno per bene, ben impregnata d'acqua. Piego in quattro in questo modo, strizzo appena per l'acqua che gronda e inserisco nel freezer in posizione orizzontale. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la salvietta è diventata rigida come una tavoletta. Ecco l'appellativo. Ma io la prendo, la appoggio sul lavabo e così, mentre vado di contropelo, si ammorbidirà al punto giusto da consentirmi l'utilizzo in volto. Quindi vi lascio per qualche secondo perché la vado a recuperare. A tra poco. Ed eccola ragazzi, la tavoletta Freezer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre vado di contropelo. Molto bene ragazzi, anche il contropelo è andato. A questo punto procedo con qualche ritocco. Bene ragazzi, io direi che va bene così, quindi prima di procedere con l'insaponata di cortesia voglio chiudere questo red point che mi sono procurato sbagliando angolazione del rasoio. Eccoci qua, ragazzi, ho sentito proprio la lama che si impuntava, quindi assolutamente un errore mio è stato. Perfetto, quindi a questo punto vanno bene così i ritocchi che ho effettuato, procedo con un'insaponata di cortesia. E mentre mi godo questa insaponata di cortesia, che non prevede naturalmente ulteriori passaggi di rasoio, ma è solo un'insaponata per godere delle proprietà del sapone e della sua profumazione, inizio a sistemare un po' il tutto. Questo ragazzi è un sapone un po' ostico per me da montare, infatti anche gli altri Shannon Soap che possiedo mi rendono come gli altri saponi. Forse sicuramente sbaglio qualcosa io, per esempio potrei provare a montarli con un sintetico e vedere come va il montaggio, perché vi assicuro di sapone ne ho messo tanto, anche acqua, però viene sempre questo montaggio un po' incerto, c'è, non c'è, c'è, non c'è.
che tende poi a scomparire. Dovrei provare con un sintetico al limite, perché è comunque un sapone più ostico, che non rende come tutti gli altri, eppure voi vedete, io di saponi ne porto tanti, montaggi sempre perfetti, lo so che mi sto autocelebrando, però voi li vedete i miei montaggi, questo non rende come gli altri. Non so se è proprio un sapone più ostico, quindi è nella composizione, o potrebbe anche darsi che questo è un sapone che vuole essere montato in viso. Potrebbe anche darsi, ragazzi, quindi il montaggio in ciotola non gli rende giustizia. Comunque sia, ragazzi, inizio a sistemare il tutto, noi ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare del viso. A tra poco. Molto bene ragazzi, io ho anche sciacquato il viso e sono pronto per l'applicazione della salvietta Freezer. Eccola qua. Molto bene ragazzi, dopo la rigenerante salvietta Freezer vado ad asciugare il viso tamponando dolcemente. Molto bene, a questo punto ragazzi posso applicare il talco finissimo di Club Men Pinot. E mentre lascio che il tacco si assorba, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. E da questo punto, ragazzi, sono pronto per l'applicazione della crema riparatrice Provictis del saponificio Varesino. E quindi ragazzi, mentre aspetto che la crema si assorba, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Molto bene ragazzi, da questo punto possiamo andare di Aftershave Splash Leo by Shannon Soap. Molto ragazzi, profumato e privo di alcol, questo ovviamente, ed è sia
Si sente molto bene, ragazzi, l'odore anche erbaceo, legnoso del cipresso, oltre a questa componente marina, appunto del sale marino, dell'oceano, del mare in tempesta. E contiene ovviamente la glicerina, anche questo aftershave, e poi contiene l'acqua di amamelide, quindi ha anche una funzione emolliente e, ripeto, questo è privo di alcol. Quindi, ragazzi, la sbalbata si è conclusa, direi egregiamente, anche se il montaggio non è stato dei migliori, lo riconosco, ragazzi, non ho difficoltà ad ammetterlo, però ho portato a casa comunque una ottima sbalbata senza esitazioni, un unico red point dovuto ad una mia errata angolazione del rasoio. Come procediamo, ragazzi? Prima colazione di ordinanza, poi applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa, altamente idratante ma di facile assorbimento, e da seguire poi l'applicazione delle emulsioni viso del saponificio Pakis, che è un ottimo dopobarba, ma può essere usato anche come crema idratante sull'intero ovale, come faccio io, e non solo sulla zona rasatura, quindi privo di profumazione è un jolly. Tenetelo presente perché è un ottimo idratante e, come sapete, io spingo sempre per l'idratazione perché è fondamentale per la pelle l'idratazione, perché siamo composti per la maggior parte di acqua e perché una pelle idratata sarà una pelle maggiormente predisposta alla rasatura e che si rigenererà rapidamente e in maniera ottimale in caso di incidenti di percorso. A questo punto, ragazzi, non mi resta davvero che ringraziarvi per avermi seguito fin qui anche questa mattina. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon lavoro, un buon proseguimento di ferie a coloro che sono in ferie ancora o le cominciano da oggi come me, e io vi do naturalmente appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, ciao!